vi presentiamo l'azienda agricola biologica Martelli. Siamo a Configni, nel cuore della Bassa Sabina, dove è possibile acquistare direttamente dal produttore le migliori carni, gli ortaggi, la frutta, il superlativo olio extravergine d'oliva. L'azienda agricola biologica Martelli offre anche un colpo d'occhio ad altri tempi, grazie al pascolo libero di bovini e ovini. La nostra carne ha un altro sapore, i nostri formaggi non conoscono eguali e l'extravergine è tutta un'altra cosa. Azienda agricola biologica Martelli, via Pomarolo, Configni, Rieti, 0746 67 22 65. Cerchi un punto di riferimento per la tua auto? Angelucci Car Service e Angelucci Auto sono quello che fa per te. Con Angelucci Car Service, carrozzeria, assistenza, meccanico, gommista, riparazioni, lavaggio e consulenza tecnica non saranno più un problema. La tua necessità è acquistare un'auto? Beh, nessun problema. Angelucci Auto è concessionario ufficiale Renault e Dacia per Rieti e provincia, specializzato in vetture Toyota, Fiat, Lancia e Alfa Romeo. Dalla vendita alla gestione della tua vettura, per ogni tua esigenza, ci siamo noi. Angelucci Car Service e Angelucci Auto. Siamo in via Fratelli Sebastiani 8 a Rieti. Un solo punto di riferimento per tutte le esigenze della tua auto. Donna malmenata e rapinata. È accaduto a Città Ducale, dove i carabinieri hanno denunciato un reatino in stato di libertà. L'uomo, dopo aver avvicinato e percosso la donna, si è impossessato del suo cellulare e del portafoglio per poi darsi alla fuga. Rintracciato da una gazzella dei militari di Città Ducale, l'uomo è stato sottoposto a perquisizione personale e successivamente denunciato, anche perché trovato in possesso di sostanze stupefacenti. Le prossime ore nel Reatino saranno caratterizzate da piovaschi alternati e schiarite, temperature comprese tra 8 e 15 gradi. In particolare avremo cielo coperto al mattino, pioggia intermittente e schiarita al pomeriggio, cielo poco nuvoloso alla sera. Oggi la temperatura massima sarà di 15 gradi, mentre la minima sarà di 8. Domani la situazione peggiorerà, pioggia e temporali per tutta la giornata. Nel dettaglio, pioggia di debole intensità al mattino, probabili rovesci o temporali al pomeriggio, pioggia schiarita alla sera. Venerdì 29 aprile, generali condizioni di cielo parzialmente nuvoloso, ma poi da sabato ritorna il maltempo con fenomeni temporaleschi alternati a schiarite. È tornata la neve sul Terminillo. Durante la notte, nelle prime ore della mattina, una leggera coltre bianca si è posata sui prati e sulle strade della montagna. Anche altre zone della provincia sono state imbiancate oltre gli 800 metri. Dal Cicolano all'Amatriciano all'Alleonessano sono previste ancora precipitazioni nevose. Intanto i gruppi di ricerca ecologica lanciano l'allarme. Secondo loro il fiume Velino è a rischio esondazione. Gli argini presentano evidenti criticità. Sull'argine pensile del Velino, in territorio del comune di Città Ducale, lo spettacolo che ci si è prospettato è inquietante. Due o più sifonamenti che da un primo rilevamento investono circa 20 metri quadri, interessano la parte sommitale e il piede dell'argine. La rottura dell'argine sarebbe una possibilità tutt'altro che remota. Ad affermarlo è Marco Tiberti, responsabile agromafie. Continua affermando che in caso di maltempo duraturo con portata di piena, l'argine sifonato potrebbe cedere e esondare la piana di San Vittorino. Ieri c'è stata una riunione dei lavoratori della Solsonica iscritti alla FIOM, con la presenza anche della segretaria regionale, con lo scopo di fare il punto a distanza di una settimana dalla bocciatura dell'ipotesi di seguire il progetto studiato insieme dall'azienda e dai sindacati. A spiegarci il risultato emerso da questa assemblea è Luigi D'Antonio della CGIL. Da questa assemblea è venuta fuori una cosa, che è quella che non è che possiamo lasciare le cose così, perché poi le cose vanno avanti, quindi c'è la necessità
di ricoinvolgere sulla vicenda il Ministero, la Regione e tutte le istituzioni per riaprire un tavolo di confronto. Un tavolo di confronto dove vengano messe delle garanzie rispetto a quello che dovrà essere lo sviluppo industriale dell'azienda. C'è la questione anche dell'accordo di programma, dove sono stati fatti dei numeri, c'è la necessità che questi numeri siano complessivi e che le risorse, così è venuto fuori dall'Assemblea, siano legate al piano di sviluppo e alla riassunzione dei lavoratori. Quindi ora lavoratori, sindacati e azienda dovranno ridiscutere perché la FIOM non intende accettare nessun licenziamento. Noi come FIOM diciamo da subito che non accetteremo in futuro nessun licenziamento con il Job Act. Su questa vicenda come organizzazioni sindacali siamo contro, lo sappiamo benissimo, stiamo raccogliendo anche le firme per togliere questa legge che secondo noi non è giusta. Sulla base di questo ci riconfronteremo, riallacceremo un rapporto anche diciamo costruttivo con i lavoratori. Bisogna far recuperare fiducia ai lavoratori, questo lo deve fare solo l'azienda dando dei segnali chiari. Il tema non è il tipo di riassunzione, il tema è lo sviluppo industriale di quell'azienda e far capire ai lavoratori anche da parte dell'azienda che c'è fiducia e quindi segnali chiari, che altrimenti non si va da nessuna parte. L'Ufficio Fondi Europei del Comune di Rieti organizza insieme al Formez una giornata informativa dal titolo «I finanziamenti diretti dell'UE 2014-2020 e le fonti di informazione», che si terrà domani 28 aprile presso la sala consiliare del Palazzo Comunale in piazza Vittorio Emanuele II. La giornata si rivolge agli amministratori e dipendenti delle amministrazioni pubbliche locali, alle imprese e a tutti i cittadini che desiderano essere informati sulle modalità di partecipazione ai finanziamenti dell'Unione Europea. Nel corso della giornata saranno illustrati ad opera dei funzionari Formez i programmi tematici dell'Unione Europea nei differenti settori: ambiente, trasporti, energia, istruzione, formazione ed occupazione, ricerca e sviluppo tecnologico, competitività delle piccole e medie imprese. L'Ufficio Fondi Europei si occuperà invece di illustrare ai presenti i progetti e le attività poste in essere dal Comune nel corso della sua opera di promozione della cultura europea e di accesso ai finanziamenti comunitari. Si sottolinea come la presenza al corso dia diritto a ricevere un attestato di partecipazione previa iscrizione. I carabinieri della stazione di Rivo Dutri hanno arrestato un 58enne pregiudicato a seguito dell'emissione di ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Tribunale di Civitavecchia. I fatti commessi a Fiumicino risalgono al 2009, quando l'uomo si era reso responsabile dei reati di violenza sessuale e lesioni personali. Da allora è iniziato l'iter giudiziario durato ben 7 anni tra indagini, raccolta di prove, testimonianze, perizie ed altro, che è terminato con una sentenza di condanna a 5 anni, 1 mese e 15 giorni di reclusione. Tale provvedimento, divenuto quindi definitivo, ha scaturito l'emissione del provvedimento cautelare da parte del Tribunale di Civitavecchia che i carabinieri di Rivo Dutri hanno eseguito nel fine settimana. L'uomo dovrà ora espiare l'intera condanna presso il carcere di Rieti. Quale futuro per il Tribunale di Rieti? Futuro non certo roseo, ha confermato Luca Conti, presidente dell'Ordine degli Avvocati di Rieti. Pesa come un macigno il documento licenziato dalla Commissione Ministeriale contenente la riduzione delle corti di appello e il ridimensionamento dei confini territoriali. Noi abbiamo un tribunale che è tra i più piccoli del Lazio, forse il più piccolo. Siamo in una situazione che non ci mette al riparo, quindi, da un'ipotesi di soppressione laddove il governo dovesse ritenere di ridurne il numero. Noi abbiamo dei numeri che attualmente non ci danno un ottimo di efficienza, per questo siamo troppo piccoli come popolazione e quindi come ruolo, come numero di giudici in ruolo. Noi dobbiamo assolutamente giungere ad un allargamento del confine territoriale del nostro tribunale. Di questo se ne parla, ripeto, da anni, se ne è parlato in maniera concreta nel 2012, quando addirittura il Consiglio giudiziario della Corte d'Appello di Roma propose alle commissioni di giustizia di Camera e Senato di accorpare al Tribunale di Rieti quelli che erano i territori della sezione distaccata del Tribunale di Castelnuovo di Porto. Questo avrebbe significato aggiungere al Tribunale di Rieti i territori di Palombara Sabina, di Monterotondo, di Castelnuovo di Porto, di Capena, di molti altri comuni che fanno parte, arrivano fino alla cintura metropolitana di Roma,
con un aumento quasi fino al raddoppio della popolazione del Tribunale. Questo progetto sicuramente torna di stretta attualità, proprio perché si parla di diminuire le corti d'appello, si parla di alleggerire, come ha detto il Ministro nella recente risposta a un question time, le corti d'appello troppo grandi per funzionare bene, quale è quella di Roma. Rieti sarebbe in grado di amministrare la giustizia, sia civile che penale, sulla popolazione attuale e anche di più, ha continuato Conti. È questa la linea di azione su cui ci baseremo, sperando anche nel sostegno delle forze politiche. Prenderà il via a partire da lunedì 9 maggio la settima edizione della Settimana della Sicurezza Scolastica, che vedrà coinvolti i principali istituti comprensivi della città, come spiega Crescenzio Bastioni del CER. Coinvolgerà 19 scuole di Rieti, in particolare scuole primarie, degli istituti comprensivi Villa Reatina, Pascoli, abbiamo la Sisti e abbiamo la Minervini. E la Minervini e la Ricci, quindi sono 4 istituti comprensivi, sono 19 scuole, oltre 3.000 bambini e delle materne, elementari, medie e circa 320 tra insegnanti e personale non docente. L'iniziativa promossa dalla CER Protezione Civile di Rieti, come nelle scorse edizioni, vedrà l'adesione entusiastica di circa 3.000 alunni ed il coinvolgimento del corpo insegnante. Il nostro principale obiettivo come Protezione Civile, sottolinea il responsabile della CER, nell'impegno che mettiamo sul tema scuola sicura, è quello di far passare il messaggio a tutta la popolazione scolastica dell'importanza della prevenzione e della preparazione per potersi difendere dai pericoli che incombono sulla nostra esistenza quotidiana e che, il più delle volte, si presentano all'improvviso. Sarà una settimana impegnativa per noi della Protezione Civile, ma per noi è molto importante questa attività didattica che facciamo con le scuole, perché è un modo per far prevenzione dai rischi, soprattutto con i più piccoli, che poi sono gli adulti di domani. E in concomitanza con questa settima edizione primaverile della settimana di sicurezza scolastica ci sarà anche il trofeo Primi in Sicurezza, che premierà la scuola che avrà fatto la migliore prova di evacuazione che abbiamo in programma nella settimana tra il 9 e il 14 maggio. Quindi riteniamo di poter fare, speriamo che anche il tempo ci assista, di poter fare un buon lavoro con questi ragazzini e cercare un po' di migliorare quelle che sono le attività di prevenzione sul territorio, che per noi della Protezione Civile è uno degli argomenti fondamentali della nostra attività. Ad Antrodoco i carabinieri della compagnia di Città Ducale sono intervenuti a seguito di un sinistro stradale avvenuto in paese nelle primissime ore del mattino. Uno dei mezzi coinvolti, una Opel Corsa, era condotta da un operaio 53enne che, a seguito dell'incidente, è stato trasportato in ambulanza all'ospedale dell'Ellis, dove è stato ricoverato. Dai controlli dei sanitari è risultato che l'uomo era in stato di alterazione psicofisica derivante dall'assunzione di sostanze alcoliche. Dai risultati clinici è infatti emersa una concentrazione alcolemica quasi 4 volte superiore al limite consentito. Per l'uomo è scattata immediata la denuncia in stato di libertà per guida in stato di ebbrezza. Ritirata la patente e sequestrata l'auto per la successiva confisca. Arrestato per evasione dai carabinieri di Poggio Mirteto. Ad essere fermato e riportato per l'ennesima volta presso la propria abitazione è un 65enne, a quanto pare, recidivo a tale violazione. Già nel mese di marzo l'uomo era stato arrestato dai militari a seguito dell'emissione di un provvedimento cautelare emesso dal Tribunale di Tivoli, dovendo scontare la pena di 9 mesi di reclusione in regime di arresti domiciliari per il reato di inadempienza agli obblighi di assistenza familiare. Il giorno successivo però il 65enne era evaso dalla propria abitazione di Poggio Mirteto andandosene in giro per il paese. Una volta rintracciato è stato arrestato e sottoposto nuovamente ai domiciliari. Nuovo controllo da parte dei carabinieri per l'uomo. Ancora una volta non era a casa. Le pattuglie in circolo si sono pertanto messe alla ricerca e proprio una di queste, rimasta nei pressi dell'abitazione, lo ha avvistato dopo circa un'ora mentre rincasava. Un
Un italiano 32enne e un cittadino nigeriano di 41 anni, entrambi residenti a Montelibretti, sono stati sorpresi dall'autoradio del nucleo radiomobile della compagnia di Poggio Mirteto nel centro di Passo Corese. Entrambi sono stati trovati in possesso di circa 15 grammi di marijuana. I due soggetti erano già nel mirino dei militari da tempo. La sostanza è stata sottoposta a sequestro e inviata ai laboratori del RIS per gli accertamenti qualitativi, mentre i due sono stati denunciati per detenzione illecita di sostanze stupefacenti in concorso. Investi sul tuo futuro. Diventa un professionista nel settore della ristorazione, l'unico che non conosce crisi. Contatta subito Chef School La Corte. Ti offriamo corsi di cucina professionale legalmente riconosciuti con rilascio di attestato valido a livello internazionale. Chef School La Corte non è una semplice scuola. Verrà inserito direttamente nel mondo del lavoro attraverso stage nelle più prestigiose aziende del settore. Sabina Universitas, Federazione Italiana Barman, Associazione Italiana Celiachia, Accademia del Peperoncino, Associazione Italiana Sommelier, sono solo alcuni dei nostri partners. Che cosa aspetti? Iscriviti subito. Siamo a Rieti, in via Emilia 1. Chef School La Corte, l'unica scuola di cucina professionale della provincia accreditata presso la Regione Lazio. L'opportunità che cercavi per trasformare la tua passione nel tuo lavoro. Vi presentiamo il Conad City, in via Salaria 26, a Rieti. Da noi solo i migliori prodotti, ai prezzi più bassi. Prodotti del nostro territorio. Conad City. Fare la spesa da noi conviene. Conad City, aperto anche la domenica mattina. Straordinaria festa al Pala Sojourner nel segno di Super Cattani. Dicevo, gli manca il mantello oggi, sindaco. È un grande imprenditore che sta facendo molto per questa città e sono tanti quelli che dovrebbero imparare da lui e prendere esempio. Lo ringraziamo perché grazie al suo progetto che è partito da lontano adesso abbiamo una squadra in Serie A, quindi davvero lo ringraziamo calorosamente. Con Simone Perrangia, il sindaco di Rieti, l'assessore allo sport di Fazio, che oggi ha motivi davvero di grande ulteriore soddisfazione per una città che è votata allo sport. Beh, assolutamente sì, soprattutto alla pallacanestro, se vogliamo, in questa sede poi che è la storia, rappresenta un po' la storia della pallacanestro reatina.
È vero, anche il prossimo anno avremo la Serie A e probabilmente saremo sicuramente più consapevoli tutti quanti della forza di questa società. Non era facile rimanere in Serie A, questo sarà l'anno veramente importante, importante quasi come l'altro anno, direi, perché confermarsi nuovamente in questa serie non è stato facile e lo ha fatto di forza questa società, perché evitando i play-out, facendo una partita eccezionale in casa, io per me è stata forse la partita più emozionante che ho visto, perché è stata veramente una cosa, ci sono voluti 3 giorni per riprendersi. Abbiamo rivisto la squadra dei tempi d'oro col Pala Sojourner in delirio, sembrava di essere tornati indietro nel tempo. Superman Cattani, gli hanno detto di tutto, incosciente, irresponsabile, criticato, ma un uomo solo al comando, uno contro tutti, e vince alla grande. Con la bicicletta bisogna essere soli al comando. No, è bello, poi festeggiare così in anticipo, perché c'eravamo forse già sintonizzati sui playout, perché era veramente difficile. Poi abbiamo fatto un filotto di vittorie incredibili con le prime 3 della classe e si è realizzato un piccolo miracolo. Però ecco, adesso insieme con loro programmeremo anche il futuro di questa società. È importante, perché non possiamo disperdere quello che abbiamo costruito insieme, perché con Simone lui è stato eletto e io sono stato investito di questa responsabilità. Spero che dobbiamo continuare, però insieme veramente, ecco, io spero che si trovino le sinergie e le collaborazioni giuste, perché questa cosa non finisca, perché veramente sarebbe un peccato. Continuare insieme, un anno, un miracolo è possibile, il secondo da soli non ce la si può fare. Sì, vogliamo e dobbiamo continuare insieme, la città si deve stringere intorno al padron Giuseppe Cattani, e l'amministrazione comunale farà il suo ruolo come è giusto che sia. Farà la sua parte. E allora evviva sugli scudi la NPC di Rieti, davvero. Da Rieti, centro d'Italia, al centro dello sport, è una grande avventura sportiva. Grazie. Siamo con uno degli artefici della permanenza in Serie A2, uno qualsiasi, l'abbiamo preso così dalla panchina perché è l'allenatore Nunzi. E adesso dire le classiche frasi, no? Ci sono dei sassolini che vuoi toglierti, è un momento di festa, no? Per carità. E dobbiamo un attimo spostare le telecamere. Alzale, veniamo indietro perché stanno allestendo per la festa, quindi andiamo indietro. Proprio tutto quanto live, senza andare a sbattere, se no andiamo. basta così. Chiaramente nella vita degli allenatori ci sono dei momenti sì, dei momenti no, ecco, diciamo che Rieti in certi momenti ha risposto in una certa maniera, e ci saranno quindi sempre coloro che apprezzeranno Nunzi e coloro che non lo apprezzano, nonostante i tuoi risultati, perché se andiamo a vedere i tuoi risultati sono immacolati. Che dire, cambieranno idea secondo te? Ma non è un problema. No, non è un problema, si fa così per dire. No, hai detto giustamente tutto te, nello sport la storia è piena anche di personaggi importanti il cui lavoro può essere apprezzato o non apprezzato, non è quello il problema. Il problema è che la cosa importante è come la città ha risposto nei momenti di bisogno. Mi riferisco alla partita clou di quest'anno con Tortona, ma mi riferisco anche alle partite dello scorso anno, mi riferisco al seguito che c'è stato nelle trasferte, quindi alla fine conta soltanto esclusivamente quello, e quello c'è stato, e l'importante è che comunque la città abbia dimostrato di vivere di basket e al momento opportuno l'ha tirato subito fuori. Io vorrei chiederti se c'è stato un momento in cui hai capito qualcosa, nel senso del fatto che potevamo rimanere, ma secondo me è una domanda sciocca, nel senso che il tutto è stato fortemente voluto e fortemente costruito, quindi non è stato forse un solo momento, anche se può esserci stato al limite un episodio fortunato. Ma è chiaro che dall'inizio del campionato che abbiamo lavorato con l'obiettivo di arrivare pronti nel momento decisivo, sapevamo di non essere una delle squadre candidate a recitare un ruolo importante, per cui tutto il lavoro, anche la gestione dei giocatori, era fatta nel senso di
arrivare pronti nel momento cruciale della stagione. Posso dirti che tantissimi terminano la carriera anche a questa età, però una carriera in discesa. Invece tu proprio hai beccato il momento giusto, diciamo la verità, e te lo sei meritato, perché fino all'ultimo non sei stato da serie B o da serie inferiori, cioè fino all'ultimo sei stato da serie superiore alla 2. Ti ringrazio, è la cosa che mi piace di più di me stesso, senza peccare un minimo di presunzione, però fino a quando non suona la sirena dell'ultima partita, quello che ho dato in campo all'inizio è quello che do in campo alla fine. Investi sul tuo futuro. Diventa un professionista nel settore della ristorazione, l'unico che non conosce crisi. Contatta subito Chef School La Corte. Ti offriamo corsi di cucina professionale legalmente riconosciuti con rilascio di attestato valido a livello internazionale. Chef School La Corte non è una semplice scuola. Verrà inserito direttamente nel mondo del lavoro attraverso stage nelle più prestigiose aziende del settore. Sabina Universitas, Federazione Italiana Barman, Associazione Italiana Celiachia, Accademia del Peperoncino, Associazione Italiana Sommelier, sono solo alcuni dei nostri partners. Che cosa aspetti? Iscriviti subito. Siamo a Rieti, in via Emilia 1. Chef School La Corte, l'unica scuola di cucina professionale della provincia accreditata presso la Regione Lazio. L'opportunità che cercavi per trasformare la tua passione nel tuo lavoro. Vi presentiamo il Conad City in via Salaria 26 a Rieti. Da noi solo i migliori prodotti, ai prezzi più bassi. Prodotti del nostro territorio. Conad City. Fare la spesa da noi conviene. Conad City, aperto anche la domenica mattina.